Questa cosa di essere inglese fa un po' ridere perché in realtà io sono inglese solitamente è una scusa che uso quando faccio le cazzate, perché è una cosa che non posso rispondere. Lei dice, ma perché hai fatto una cazzata del genere? Perché sono inglese. Cosa vuol dire? Siamo così. Però un giorno me l'ha detto veramente, soprattutto dopo la lite del latinoamericano, mi fa, faccio, loro sono sudamericani, si strucciano, va bene, io sono inglese, non mi piace. E lei dice, ma cosa vuol dire essere inglese? E ci ho pensato, e in realtà non sapevo cosa dire, però mi cominciavano a venire delle immagini, dei ricordi. Tipo quando avevo 6 anni, ho caduto per strada e mi sono spucciato il ginocchio, no? E io mi sono messo a piangere e mio zio, Michael, che fa militare anche adesso, è entrato nella stanza ed mi ha guardato con disgusto totale, no? E fa, ma stai piangendo? Ma sei un maschio o sei una femmina? Noi siamo inglesi, abbiamo conquistato 2/3 della pianeta, ma non con gente come te. Non fatti mai più beccare piangere davanti a me, capisci? Se n'è andato. E io sono rimasto un po' spiazzato da questa cosa. E per fortuna c'era vicino mio nonno e lui mi ha chiamato e fa, senti, non ascoltarlo, perché al contrario di quello che dici lui, un vero uomo non ha nessun vergogna di piangere. È questo un uomo, non quelli repressi come lui, non essere mai represso come gli altri inglesi, non esserlo, tutto quello che tu hai dentro, qualsiasi cosa che sia, lo devo buttare fuori, capisci? E queste erano parole che io volevo sentire, quindi io sono andato per abbracciare mio nonno e lui fa, cazzo tocchi? Perché era troppo dentro anche lui, no? Io mio nonno lo amavo tanto perché lui era l'unico maschio in casa, perché mio padre è andato via quando ero molto, molto giovane. Ora, io non mi ricordavo il perché, io mi ricordo solo che aveva litigato con mia madre abbastanza pesantemente, ma prima che lui è andato via però ha detto una cosa che non ho mai dimenticato, era sotto la finestra e mia mamma buttava giù le valigie e lui ha preso l'ultimo e prima di andare via ha guardato su e ha detto, ehi, I am not a penguin, e se n'è andato. I am not a penguin. Io ci ho pensato tanti, tanti anni cosa voleva dire quelle frasi lì e non lo capivo. Comunque è rimasto mio nonno con me e io mi divertivo. Allora, lui non stava bene, non ho mai capito esattamente cosa aveva. In giro lo prendevano a volte in giro, noi abitavamo nella zona irlandese di Birmingham e lo prendevano un po' in giro. Lui per alcuni era un matto, per me era un genio. Vi racconto, ricordatevi che tutto quello che racconto è vero. Allora, mio storia preferito di lui è questo. Lui metteva la dentiera. Chi conosce Inghilterra sa che di domenica noi facciamo il nostro pasto più importante, Sunday dinner. E su un piatto abbiamo un sacco di carne, verdure, brodi, tutto il mondo c'è su quel piatto lì. Prima lui la mangiava con le dentiere, poi dopo la metteva in un'acqua con una pastiglia, però non le piaceva il sapore. Quindi lui ha avuto una bella idea, no? Lui ha pensato, io mangio tutta questa roba, dopo invece di metterla nell'acqua lo metto nel succo di arancio. Così quando ripesco sa di arancia, no? Genius, no? Il problema è che non ci ha avvisato. Allora, per tanti anni io non ho riuscito a raccontare questa storia, per un motivo. Però vi ripeto, io guardo sempre i documentari di animali e c'era un verso che io non riuscivo mai a scrivere, adesso riesco a descriverlo. Perché io e mio nonno stavamo guardando televisione quel pomeriggio di domenica ed è arrivato un verso dalla cucina che ci ha fatto paura, perché non era umana. Non era né cani né gatta, ma comunque non era umana. Allora, questa storia, freeze, pausa un attimo. Io stavo guardando un documentario su leoni maschi sulla savanna e come loro chiamano uno all'altro di notte sulla savanna africana.
Quando un leone maschio chiama un altro leone, fanno questo verso qua. Ed è questo che è arrivato dalla cucina. Stavamo guardando TV, è arrivato. What the fuck is that? No, no, cos'era? Lui, non lo so. Ho detto, vai a vedere. Lui, vaffanculo, io sono vecchio, vai te. Allora, io vado in cucina e vedo mia mamma così, con la bicchiere in mano, ipnotizzata. C'era la bicchiere, vedevo che era metà pieno di arancio e usciva qualcosa, io non capivo cos'era. Ma lei era così, con le gocce che scendeva. Ed era preoccupante. E io ho guardato lei e ho detto, mamma, ma stai bene? E lei mi guarda e fa... Minchia, c'è il mio... Non l'ha mai perdonato. Non l'ha mai perdonato per quella storia. Però l'ultima goccia è stata, quando una sera siamo tornati dal pub alle 11 e le abbiamo beccato mio nonno che mangiava il mangiare di gatto dalla scatola. E questo era molto preoccupante perché noi non avevamo gatti. Però io adesso io so cosa state pensando, vabbè, roba di gatti, ma con quello che mangiate in Inghilterra. Io invece difendo la nostra cucina e vi dico ancora di più, vi ringrazio, perché adesso vi faccio vedere una cosa che tutti i bambini, tutti i ragazzi e tanti adulti mangiano, molto popolare in Inghilterra, ed è grazie anche a voi. Spaghetti bolognese. Allora, ricordando, allora io penso che questa è spaghetti bolognese stracotto in una scatola, scade in 2019 ed è da 3 anni che lo uso nei spettacoli. Vabbè, comunque questo qua è un buon esempio, però vi devo insegnare una cosa qua. Non ci credo che sono qua davanti a tutti gli italiani con spaghetti bolognesi dicendo vi devo insegnare qualcosa qua. Però ve lo devo insegnare. È un buon esempio perché per noi inglesi il cibo è carburante. E basta, capisci? It's not a problem. It's very fast and it's good. It's good, right? Adesso vi insegno come si fa. Devi aprire la scatola, li metti gli spaghetti bolognesi su un piatto, lo metti nel microonde per 2 minuti, non di più se non fa schifo. Poi, quando fa ping, lo tiri fuori, lo metti sul toast con tanto burro. Ma state scrivendo? No, perché mi rallento. Oh, senti, a me piace, è buono spaghetti bolognese. No, sai che mi fa ridere perché stasera siamo in TV, quindi hanno coperto il marchio, no? Perché sennò andavate tutti a comprare la coperta. Sono andato a vedere un inglese stasera in teatro, c'era questa cosa deliziosa, ma non ci ha voluto dire chi lo vende. Sì, eh. Anyway. Però è vero, è come il vino è solo per ubriacare. Cioè è inutile che io vado a spendere 16 euro su Chardonnay. Cioè a me piace il vino in scatola, costa 2 euro, risultato uguale. Perché andare a spendere questi soldi? Ma io non ho mai capito. Infatti io non esco, e non è per... Alcuni lo prendono male queste cose di miei amici, ma io non esco da cena con gli italiani, non ce la faccio. Cioè se io faccio la cena con gli inglesi, 10 minuti, compreso discorsi. Vai lì, fa come il benzinaio, carburante, te ne vai. Cioè tu vai a cena con gli italiani, 2 weeks, man. 2 settimane ci vuole per una cena. C'è una settimana a scegliere il ristorante. Un'altra settimana dopo per parlare di cosa abbiamo mangiato quella sera lì. Fucking no, come on. Forget it. No way, carburante, that's all it is. Infatti la prima volta che un inglese va al ristorante qua è una trauma. Io la prima volta
ed ero anche con una ragazza, quindi volevo fare bella figura. Arriva il cameriere, vino in scatola non ce l'hanno mai, chissà come mai, eh? Arriva, dico, spaghetti wine, spaghetti vino, cosa ci vuole? Lui deve complicare le cose per forza, perché è italiano. Lui viene con il tappo, mi vuole fare non usare il tappo. What's this? Oh, io non voglio fare figura. Sì, è un tappo. Give me the fucking wine. Oh. Allora, adesso ve lo conto una storia vera. È successo in Pescara. Allora, io ho fatto un pezzo in televisione una volta parlando di questo. Tutti pensano che è un pezzo di cabaret inventato. Non ho inventato niente. Te lo racconto. Allora, io sono andato a Pescara con mio amico Dave e noi eravamo recitavamo lì, quindi il sindaco ci ha fatto l'ospite importante, eravamo VIP secondo lui e ci ha voluto offrire la cena ed era tutta una cosa abbastanza elegante così e io e ci ha portato due piatti di tagliatelli con tartufo bianco. Allora, preparatevi, eh? Allora, io, a me puzzava i piedi questa cosa. Io non so, magari ho i piedi particolari, ma lo stesso, se tu annusi i miei piedi, adesso sono al sano di tartufo bianco, te lo dico. È vero? Però io giro tanto, io c'ho sempre nella mia borsa, c'ho il ketchup, no? Ma non ketchup solita, cioè quello messicano piccante e buono. Eh? Anyway, so io, Dave, ho detto, ma questa puzza un po', no? E faccio, no, è la tagliatelle, non sono, è questo, no? Cosa facciamo, no? Allora, io dico, don't worry, io ho l'ingrediente magico. E lui mi ha chiamato genio, sei un genio, faccio, sì, bravo. E io ho cominciato a mettere il ketchup, no? Poi a un certo punto Dave fa, John, ci stanno filmando, ci stanno facendo le foto, no? E io ho detto, si vede che hanno capito che è una buona idea, no? Così. Allora, poi dopo abbiamo capito che c'è un vero problema, perché i camerieri hanno rifiutato di tornare al nostro tavolo. Ti giuro. Dicevo, ma questo è sordo. Excuse me. E i camerieri così. E ci guardavano come fosse un cane sotto il tavolo che aveva lasciato una puzza, non lo so. Ci guardavano così. E io sono andato a lui e faccio, cosa c'è? E lui fa, non puoi mettere ketchup sul tartufo bianco così. E io ho detto, ma perché? Ma c'è una legge in Italia che dice che non puoi. E lui dice, dovrebbe esserlo. Ho detto, non era quella la domanda. Dovrebbe esserlo. Perché è questo, no? C'è, in Italia ci sono leggi per cibo. Non è scritto da nessuna parte, ma tutti gli italiani lo conosci, questa legge, no? Mamma mia, credevo. Sai che c'è una statistica che la frase che provoca più divorzi in Inghilterra è io ti voglio bene ma non ti amo più. Mentre la frase che provoca più divorzi in Italia è ti voglio bene ma le lasagne di mia mamma è un'altra cosa. Finito. Divorce. Comunque, io ti dico solo che se mio nonno ha mangiato la roba di Gatt dalla scatola, doveva essere buono, perché non era stupido, anzi. E noi e lui era tutto quello che io avevo, e ci divertavamo, e andavamo al parco, e cercavamo le monetine, e se si trovavano le monetine, si comprava le caramelle. E noi non avevamo niente, però eravamo felici. Finché un giorno è cambiato tutto.